Allora, Rossella e Silvano, una bella giornata anche a Varese, le sardine anche a Varese, sicuramente siete soddisfatti, dai, partiamo da Rossella. Sì, assolutamente soddisfatti, la piazza era piena e partecipata, per noi il bello è vedere persone che si mettono in gioco, ci mettono davvero la faccia e se stessi. Ecco Silvano, le sardine sono più vive che mai, no? Direi anche a Varese. Non ci aspettavamo davvero così tanta gente, avevamo la speranza di replicare Busto, a mio primo parere che l'abbiamo superato, e se questo è un invito ad andare avanti noi lo cogliamo in pieno e lo portiamo a casa come un suggerimento. Ecco, un invito ad andare avanti sicuramente, direi, no? Ma la piazza da diverse, diciamo, voci così ci ha detto e ci hanno fatto sentire, è proprio bello leggere sui volti delle persone la voglia di esserci, di partecipare in più piazze. Ora a Busto c'erano persone di Varese, qui c'erano persone di Busto, il bello è vedere la partecipazione, di davvero tornare a essere protagonista. Ecco, adesso cosa succederà? Adesso abbiamo prima di tutto la voglia di incontrare le persone, tantissime sardine varesine, che ci hanno dato una mano a organizzare la piazza di oggi e avere anche il loro riscontro, se sono soddisfatti come noi, se hanno dei suggerimenti, e poi inizieremo a preparare quello che sarà l'incontro di Scampia e vedremo di arrivare con una linea comune da parte delle sardine varesine sul nostro pensiero, su quello che sarà il movimento. Ecco, sentite, di solito non si fa, però noi come giornale vi ringraziamo. Pardon? Come? Grazie a voi. Però parlavamo di neolingua, anziché endorsiamo proviamo con vi supportiamo. Ecco, iniziamo da lì. Partiamo da lì. Io ho una cosa sugli inglesismi. No, noi vi ringraziamo. Grazie a voi, è importante avervi al nostro fianco.